Eccoci qua, è con me Francesco Cappello, ricercatore, docente e scrittore. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao Beatrice Silenzi, siamo già al secondo appuntamento perché ci siamo già incontrati. Sì, è vero, è vero. Siamo già al secondo appuntamento. Dall'economia voliamo verso la scuola. Oggi con Francesco parliamo, diciamo, di tante sfaccettature che parlano di scuola, ma tutto prendendo spunto da un libro, cioè Seminare domande, un tuo libro di qualche tempo fa, che parla di scuola, naturalmente sottotitolo La sperimentazione della maieutica di dolci nella scuola. La maieutica mi fa venire in mente la scuola socratica. Che differenza c'è allora, ti vorrei chiedere? Sì, dunque Dolci, Danilo Dolci, per chi lo ha conosciuto è stato un personaggio fondamentale, una personalità fondamentale del secolo scorso. Danilo Dolci, io ho avuto la fortuna di conoscerlo all'inizio della mia carriera, di docente, nelle scuole superiori. Io ero proprio all'inizio, nel senso che mi era stata assegnata una cattedra annuale in provincia di Lucca a Barga. E una carissima collega, Anna Viganò, si chiamava, mi disse con una certa enfasi, mi disse: Francesco, Francesco, arriva Danilo Dolci nella nostra scuola. Voglio assolutamente che tu lo incontri. E io per fortuna quel giorno avevo delle ore libere, delle ore di buco nel mio orario scolastico e questo entusiasmo della collega mi sorprese favorevolmente. Va bene, vengo, di sicuro vengo. Danilo Dolci per me era un sentito dire. Allora così mi presento in questo laboratorio in cui c'erano anche i miei studenti. La cosa interessante è che erano tutti in una configurazione circolare. Quindi lui ha chiesto a ciascuno di presentarsi, ma di presentarsi come? Dicendo: dimmi qual è il tuo sogno, il sogno della tua vita. E già questa cosa qui mi sorprese non poco, perché chiedere a un ragazzo, una ragazza a quell'età: dimmi chi sei in pratica, chi vuoi diventare, credo che sia una domanda fondamentale. Così ciascuno a turno si presentava dicendo di sé, e qualcuno diceva: ma io passo ancora, ci devo pensare, non so bene chi sono, non so chi voglio diventare, non so ancora qual è il mio sogno. Quindi quando arrivava il suo turno diceva: passo. Beh, quando poi tutto il giro era stato compiuto, lui disse di sé: mi chiamo Danilo, non faccio lezioni, pongo domande, interrogativi, intorno a cui riflettere. Ecco perché il mio libro si chiama Seminare domande, no? Allora, io insegno matematica e fisica. E questa cosa mi sorprese molto favorevolmente, perché pensai: cosa fanno le persone quando hanno un problema che non sanno risolvere? Istintivamente ne parlano, no? Cioè tu incontri un amico, un'amica, un gruppo di amici e magari nessuno conosce la soluzione. Fatto sta che è esperienza comune che parlando, parlando, a un certo punto ci si illumina e viene in mente qualcosa che nessuno di quel gruppo di persone conosceva, no? Viene in mente un'idea. Sentii Danilo Dolci dire, a proposito della parola idea, idea è una parola indoeuropea, idein, credo che dicesse lui, significa immagine, cioè nella tua mente. Il parlare fa venire in mente delle immagini, fa venire in mente delle soluzioni, fa
fa venire in mente quale possa essere il modo da affrontare situazioni che possono essere problematiche. Anche la parola problema etimologicamente significa proposta. Allora, lui, dopo aver finito questo giro, no, in cui ciascuno diceva quale fosse il proprio sogno, chi voleva diventare, che era poi, diciamo, la richiesta che lui faceva, ci ho pensato dopo nel corso del tempo, io credo sia una richiesta fondamentale, chiedeva a ciascuno di individuarsi, no? Cioè, chi sono io come individuo? Qual è la mia aspirazione più grande? Perché tu lo vedi quando gli studenti, io lavoro nelle scuole superiori, Beatrice, quando vedi che quando gli studenti a un certo punto hanno capito a cosa aspirare, si muovono in maniera diversa, cioè vanno diritti al bersaglio. Quando invece ancora non hanno capito, beh, si muovono molto più a zonzo. Quindi cosa deve fare la scuola? Aiutarli a individuarsi, cioè a capire chi sono io, chi voglio diventare. Allora noi dobbiamo essere in grado di fare tutta una gamma di proposte, ma sin dalla scuola elementare, in maniera che ciascuno capisca qual è la sua più grande vocazione. Perché un conto è passare una vita intera facendo qualcosa che non ci si addice. Altro è passare una vita centrati su quello che è la mia più grande aspirazione, che la sento come vocazione, cioè si Sì. sente chiamati verso qualcosa, no? Ecco, già questa situazione io sentivo profondamente, anche da quello che poi ho visto, che poi ti racconterò, come questo fosse un ribaltamento totale Beh, sì, della lo è modalità. decisamente un ribaltamento totale rispetto a tutto quanto quello che si sente, o meglio, si sentiva della scuola fino a che la scuola è stata in presenza, cioè un docente che insegna e tutti zitti che ascoltano. Sì, è verissimo. Ora, è vero che la DAD ci ha complicato enormemente la vita, no? Nel senso che un conto è avere davanti a te un gruppo classe. Tu parli con i tuoi studenti e c'hai un'azione di ritorno. L'altro lo senti, lo percepisci, ne senti l'umore. Ne senti la partecipazione, c'è un sentire che non può essere la stessa cosa, non può essere mediato in qualche modo da uno strumento digitale, per quanto complesso come quelli che, per quanto diciamo sviluppato, evoluto come quelli che utilizziamo, come so, quello che stiamo utilizzando in questo momento. Quando pensiamo a cosa succede tra due innamorati. Due innamorati posti a grandissima distanza, per quanto possano parlarsi, anche vedersi, saranno eternamente insoddisfatti. Questo non attiene necessariamente al tatto, che pure è importante, non è che gli studenti li tocchi, ma li tocchi sentendoli nel contesto, nell'atmosfera che si crea molto particolare nel momento in cui all'interno dell'aula si discute insieme e si creano quelle situazioni in cui appunto si pensa insieme. Una cosa importante che nella scuola non pratichiamo è noi non diamo ai nostri studenti il tempo per pensare. Cioè, normalmente la scuola l'abbiamo organizzata dicendo loro, non so, ora la faccio, dico in maniera molto drastica perché sono estremamente consapevole del fatto che tantissimi colleghi non fanno così, però l'idea che abbiamo della scuola è quella per cui l'insegnante racconta determinati contenuti, poi chiede a chi, agli studenti, di ripeterli più fedelmente possibile, no? Sì. Tanto che all'università tu puoi vedere anche studenti universitari che vanno con un registratore, registrano la lezione, oppure ci si segna tutto il libro,
giustamente si imparano i contenuti del libro e si ripetono il più fedelmente possibile quei contenuti. Non è che questo non sia importante, è importante, ma quello che manca è la ricerca in gruppo. Se tu guardi come funziona un gruppo di ricerca, proprio un gruppo di scienziati che si interrogano intorno a qualcosa, beh, quello che fanno è ascoltarsi a vicenda, cioè vedere le cose dal punto di vista dell'altro. In quella riunione che Danilo, ecco, Danilo Dolci, tornando a lui, organizzava, all'inizio li chiamava gruppi di autoanalisi popolare nella Sicilia occidentale del dopoguerra, negli anni, a partire dagli anni 50, i gruppi di autoanalisi popolare. Cosa faceva? Chiede a contadini, pescatori, cittadini, chiede loro qual è la situazione qui, perché per esempio veniva fuori che moltissimi giovani se ne andavano a cercare fortuna all'estero, se ne andavano in Germania, chi andava in America, chi andava in Australia, chi andava al nord, nel nord Italia, a cercare fortuna. Quindi una enorme emorragia di forze e di energia, no? Quindi lui chiedeva qual è la situazione qui in questi gruppi, cioè cercavano così di prendere coscienza dello stato delle cose che si viveva in Sicilia, dei problemi che c'erano, e poi in altri gruppi chiedeva ancora cosa possiamo fare per migliorare la situazione qui. Ecco, ti dico, in questi gruppi veniva fuori, i contadini per esempio dicevano: ma certo, se noi avessimo l'acqua, lo dicevano, se avessimo acqua a disposizione, noi potremmo coltivare le nostre terre, perché l'acqua che abbiamo, dicevano, è acqua di mafia. E da questo. Da questa, diciamo, coscienza che diventava poi una coscienza collettiva, condivisa all'interno di questi gruppi che si allargavano, nasceva anche la soluzione, perché altri aggiungevano: ma l'acqua ce l'avremmo, solo si perde in mare. E così raccontavano a Danilo, che tra l'altro come formazione era un architetto urbanista, gli raccontavano: lo Sì. sai, Danilo, qui c'è l'acqua che si perde in mare, se facessimo uno sbarramento, e l'hanno portato a vedere dove, quest'acqua la potremmo Diciamo evitare. che cercavano delle soluzioni condivise, insomma. Cercavano delle soluzioni, la soluzione è stata un grande progetto, una diga, addirittura la costruzione di un grande invaso, allora con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, e ora si può vedere, è diventato un lago, il lago di Poma, da acqua a 15 comuni, compresa la città di Palermo. Dopo il progetto della diga, le mamme che avevano conosciuto Danilo Dolci, che avevano partecipato a alcuni di questi gruppi di autoanalisi popolare, chiedono a Danilo: ma noi vediamo che i nostri figli non vanno volentieri a scuola, c'era una grande, enorme dispersione scolastica, quindi gli dicono: avremmo bisogno forse di costruire una nostra scuola. Ecco, è qui che nasce un progetto che è un progetto di enorme levatura. E Danilo cosa fa? Comincia a domandare a queste mamme. Una domanda fondamentale è stata: come la sogniamo una scuola per i nostri figli? Ecco, ma a questo punto le mamme, questo è documentato da dei libri pubblicati da Einaudi del tempo, ce n'è uno bellissimo, si intitola Chissà se i pesci piangono. Ecco, in questi libri sono documentati questi gruppi di autoanalisi popolare. Danilo chiede: come la sogniamo una scuola per i nostri figli? Le mamme cosa dicono? Dicono: ma forse questo non tocca a noi, forse questo tocca agli esperti. Lui però le incoraggia e gli dice: no,
Gli esperti li chiameremo dopo. Gli esperti saranno quelli che dovranno capire come costruire la scuola dei nostri sogni. Quindi le incoraggio a continuare a fare questa ricerca che è una ricerca di gruppo. Quindi vengono coinvolte a turno le mamme, che questo già è un metodo educativo in cui si fa progettazione. La progettazione si faceva allargata. Lui coinvolge le mamme, coinvolge i ragazzini, coinvolge gli anziani. I quali dicono la scuola non deve stare dentro la città, la scuola deve guardare la terra che lavorano i nonni, i padri, le madri, deve guardare quello che abbiamo già costruito e si riferivano al lago di Poma, che era il risultato del lavoro di costruzione che ti dicevo prima, no? Quindi nasce una scuola molto particolare, il centro educativo di Mirto, in cui si sperimenta una modalità didattica. Non la chiamerei nemmeno didattica, la chiamerei una modalità educativa di tipo per l'appunto maieutico, ma non è la maieutica di Socrate, è una evoluzione della maieutica socratica. È possibile un'evoluzione della maieutica socratica? Certo che sì. E io l'ho vista in azione la prima volta in quella scuola. Ecco, appunto, lì ho capito che la modalità, perché lui chiede in quell'occasione cos'è trasmettere e poi chiede cos'è comunicare. Ecco, allora, trasmettere cos'è? Cioè, se io parlo per 2 ore, 3 ore e poi chiedo agli studenti, avete qualche domanda? Sto facendo, e questa è una modalità retorica, no? Di coinvolgere gli studenti, non è un vero modo di coinvolgere. In realtà, questa è una modalità trasmissiva, unidirezionale, in cui c'è qualcuno che parla e a te, studente, chiedo di ripetere fedelmente ciò che, è scritto sui libri, ciò che è già confezionato. Ecco. E più fedelmente ripeterai, più alto sarà il voto che ti darò, per dirla in breve. Trasmettere, quindi trasmittere dal latino, è mandare un messaggio in senso unidirezionale. Poi lui, quando chiede cos'è comunicare, viene fuori tutt'altro. Comunicare, dal latino cum munus, munus è il dono, e il dono è un dono reciproco, no? Infatti lì questa situazione era una situazione di, era in qualche modo questa modalità educativa che io cominciavo a vedere in azione, era un'arte ed era l'arte dell'interrogarsi reciproco. Cioè, una situazione completamente diversa, tra l'altro, da quella che vediamo nei talk show, per esempio, no? Dove ciascuno vuole far prevalere il proprio punto di vista su quello degli altri. No, qui la situazione è completamente diversa. Cosa accade nel contesto della classe, nel contesto del gruppo? Beh, l'insegnante pone degli interrogativi, che possono essere interrogativi tratti dai normali programmi scolastici, programmi ministeriali, si può discutere di tutto, no? Non si improvvisa, bisogna saperlo fare. E ciascuno. E inizia la ricerca, che è una ricerca insieme individuale ma anche di gruppo. Allora, dicevo, non si tratta di far prevalere il proprio punto di vista su quello degli altri, di farlo vincere. No, si tratta di vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Allora, in questa modalità si può insegnare matematica, si può insegnare fisica, si può insegnare qualsiasi cosa, si può lavorare intorno a qualsiasi cosa. Beh, però forse è più facile per le materie umanistiche. Che ne so, filosofia è proprio il suo terreno. Ora tu dimmi come si può fare un lo chiedo proprio a te, un programma di matematica e di fisica in questo modo. Ma allora guarda, ti faccio degli esempi. Immaginiamo di essere in un laboratorio di fisica. Ora, quando io facevo fisica, sono laureato in fisica, quando facevo fisica al liceo cosa accadeva? L'insegnante riempiva la lavagna di formule, Sì. no? Quando eravamo fortunati poteva portarci, portava in un laboratorio. Sì. Questo sarà accaduto 2 o 3 volte nel corso del In liceo. 5 anni, esatto. E allora lì la cosa diventava dimostrare che la formula che ho scritto alla lavagna è vera. D'accordo?
Ok, si può ribaltare questa situazione. Per cui tu porti gli studenti in laboratorio e li metti davanti a qualcosa che suscita meraviglia. Gli eventi fisici, per esempio, possono suscitare meraviglia, così come suscita meraviglia il quadro di un grande autore, no? Allora, un evento fisico suscita meraviglia e tu chiedi agli studenti che hai intorno, come ce lo spieghiamo questo? Cioè, gli stai chiedendo di costruire una teoria, gli stai chiedendo di fare delle ipotesi, gli stai chiedendo se poi regoli diciamo, il traffico che si crea, gli stai chiedendo di fare scienza. Ecco, questa è la cosa bellissima e interessante, perché vedi il loro entusiasmo. Perché cosa accade in questa ricerca se è saputa condurre nelle modalità, diciamo, dell'arte, della maieutica, dell'interrogarsi reciproco intorno a qualcosa? Accade intanto che gli studenti sono invitati a organizzare i propri pensieri. A organizzare i propri pensieri, a dargli voce, cioè usare le parole. Allora tu li vedi come quando i bambini molto piccoli stanno cercando una parola che ancora non hanno nel loro vocabolario, fanno dei lunghi giri, no? E quello è il momento in cui tu gli fornisci la parola che arricchisce il loro vocabolario e fa crescere la loro capacità, per esempio, di espressione, no? Ma ancora più bello è vedere che i loro occhi improvvisamente si illuminano, no? Perché improvvisamente quando si parla, dicevamo prima, due persone che si incontrano, una ha un problema, un piccolo gruppo, no? E si parla con gli Sì. altri, improvvisamente nasce l'idea. Ecco, allora tu vedi come nei loro occhi la vedi nascere l'idea, no? Ma la domanda che ti voglio fare, la prima, è come mai non si è mai pensato a questa modalità di scuola invece che l'altra? È una domanda difficile questa che mi poni. Quello che ti posso dire è che questa modalità è estremamente congeniale a formare un cittadino attivo, secondo il dettame costituzionale. Non so, penso all'articolo 3 che mi piace recitare a memoria, ma so che tutti lo conoscono. Perché la maieutica è l'arte dell'interrogarsi reciproco, no? Ma io penso a dei cittadini attivi che facciano politica non delegandola ai politici. I politici dovrebbero essere dei portavoce in qualche modo. Da qui dovrebbe venire una rivoluzione della politica. Ma per capire bene che cos'è la maieutica, è un cercare insieme in cui gli interrogativi che ci si pongono attivano le persone alla ricerca. Si possono attivare anche i bambini molto piccoli alla ricerca. Mi sono trovato a fare dei laboratori con i bambini piccoli. Anche quando faccio da formatore per gli insegnanti, perché parlare della maieutica senza farla vedere in azione è molto difficile, perché tu devi andare da degli insegnanti e gli dici: guarda, piuttosto che fare alla lezione e poi aspettarti nell'interrogazione interrogatorio, che ti raccontino fedelmente quello che tu gli hai detto, fai diversamente, fai in modo che venga fuori da loro attraverso questo seminare domande, no? Il titolo del mio libro. Sì. Fai in modo che venga, fai in modo di fare appello a questa intelligenza non solo individuale ma collettiva del gruppo, questa ricerca che è nel gruppo, beh, non ti capiscono. Io ho visto lavorare Danilo e ho visto il miracolo che si creava. Ma ti faccio un esempio parlando di mio figlio, che è un esempio che faccio spesso per capire cos'è la maieutica. Allora, ti racconto questo, Beatrice. Mio figlio era molto piccolo. Cioè io lavoravo con le mie cose e lui era lì per terra che giocava con i suoi giocattoli e lo sentivo contare. Contava e diceva 5, poi aggiungeva 6, 7, 8.
stava contando dei suoi giocattoli, non so bene, allora aveva detto 5 più 3 fa 8, no? E io era piccino, aveva credo 4 anni, una cosa del genere. Così io mi sono rivolto a lui: Tancredi, ma mi dici 5 più 3 fa 8, ma 5 meno 8 quanto fa? Lui mi ha considerato zero, Beatrice, cioè ti giuro, io ho pensato, ma non mi ha proprio sentito, non l'ho più voluto disturbare, perché lui ha continuato a giocare. Fatto sta che sono passati 3 mesi, è passata l'estate ed eravamo nella stessa situazione d'autunno e stava giocando, era proprio la stessa identica situazione. A un certo punto si alza, mi guarda e mi fa, ma 5 meno 8 non si può fare perché ne mancano 3. Capisci? Aveva concepito Sì. Quindi i numeri negativi, aveva concepito il meno 3. mi hai dimostrato che la maieutica si può applicare anche alla matematica e alla La fisica. maieutica si applica Certo. a dirti un'equazione o una domanda. Un'equazione o una domanda. Andare a Ma trovare l'altra, la scusami. soluzione significa trovare appunto la risposta a quella domanda. Ma la conclusione di tutto questo nostro discorso dovrebbe Sì. essere: mind dad, questi ragazzini cosa imparano? Sì, guarda, allora, io magari ho un pochino meno difficoltà perché li ho conosciuti prima. Ma se ti arriva una classe nuova in cui nessuno si conosce, ci si conosce in DAD, è una tragedia assoluta. Ma anche per i genitori, io parlo, non soltanto per i nuovi docenti, anche per chi non fa proprio questo mestiere, che quindi, insomma, non ha gli strumenti. No, la DAD è la DAD non va bene per niente. Perché non si crea quell'atmosfera particolare che si può avere solo in compresenza fisica, mentale, spirituale all'interno di un gruppo classe, no? In cui si crea un'atmosfera particolarissima, che è proprio quella della ricerca condivisa, e questa magia la DAD purtroppo la rompe. Non permette che si generi questa magia che è propria della ricerca in gruppo, della ricerca maieutica. Certo, se tu ti metti, fai lì la tua lezione, pretendi che loro la ascoltino e poi chiedi il conto, insomma, li interroghi, insomma, quello che si ottiene è veramente poco, si stringe veramente poco. Gli studenti la stanno soffrendo la DAD, la stanno soffrendo enormemente. Con questo non voglio dire che gli strumenti digitali, io ho scritto 8 libri scritti in digitale, ci sono strumenti che vanno valorizzati, ma non c'è niente, niente in assoluto che possa sostituire il rapporto in compresenza quando è un rapporto umano estremamente voluto, perché noi siamo fatti per la comunicazione, ma non per una falsa comunicazione, perché il trasmettere non è comunicare, comunicare è tutt'altro ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, perché ciascuno di noi ha bisogno di sentirsi e essere creativo. Si può essere creativi in ogni momento della giornata e si può imparare il rapporto con gli altri quotidianamente. Il compito della scuola nel preparare i cittadini di oggi, di domani, è esattamente questo. Sì. In DAD si fanno le sedute spiritiche. Ci sei, riesci a collegarti, riesci a entrare, Vero. batti un colpo, cose di questo tipo, no? Beh, sempre che non ti ritrovi magari a parlare con degli studenti che sono proprio a letto, perché ce ne sono stati anche questi Ah, beh, casi, no? Di ragazzi delle superiori che tu li chiami, questi probabilmente, insomma, hanno acceso la telecamera perché devono presenziare alla lezione, si girano dall'altra parte e continuano a dormire. sì, Ci sono ma è stati. normalissimo perché la capacità d'attenzione
la loro capacità d'attenzione davanti a uno schermo è estremamente limitata. Non puoi pretendere che stiano ore intere davanti a uno schermo avendo tutta l'attenzione necessaria. Sai, la DAD ti consente anche di registrare completamente una lezione, ma poi hai il tempo di riascoltare una lezione intera, una lezione tutta trasmissiva, in cui qualcuno ti racconta qualcosa, tu devi registrarla, puoi registrarla mentalmente, poi no, è estremamente diventa difficile. Molto molto Sì, complesso. Diciamo, l'intelligenza ha una componente emotiva enorme, no? Che ti sostiene. Sì. Quando noi lavoriamo nel contesto di, Danilo poi li chiamava laboratori maieutici, quando si lavora nel contesto di laboratori maieutici, indipendentemente dall'argomento che si affronta, il tempo vola via, nel senso che il tempo si fa leggero, è come sospeso, no? E gli studenti non ne sentono il peso, così come l'insegnante non è affaticato, ma in qualche modo è entusiasta perché ricava energia dal rapporto che si crea all'interno della classe. Si crea un entusiasmo, per cui tu li vedi che alla fine, quando suona la campana, sono sorpresi perché devono andare in bagno. Immagino che naturalmente questo tipo di scuola sia davvero molto particolare, chissà se praticabile mai nel nostro paese, probabilmente in una scuola privata. Ma sì, sì che è praticabile, anzi ti posso dire che c'è stato un periodo in cui la ricerca educativa nel nostro paese è stata estremamente avanzata, forse non ha coinvolto le scuole superiori, ma nelle scuole superiori appunto ha lavorato Danilo Dolci nell'ultimo periodo della sua vita. Quando fai un laboratorio maieutico come questi, quello accadono diverse cose che non accadono nella normalità, diciamo, delle situazioni trasmissive. Accade per esempio che tu sì, gli dai il tempo per pensare, ma il tempo vola via, nel senso che è un tempo bello, è un tempo sospeso. Ci sono delle regole importanti, sai, se qui la cosa più importante che si fa quando si promuove la maieutica di Danilo Dolci è chiedere agli insegnanti di assistere a dei laboratori, come di assistere dall'esterno, perché la maieutica non la puoi spiegare, la devi vedere in azione. Sì, ti faccio un esempio, cioè una cosa strana che può sembrare strana, e tu dici sempre ai tuoi studenti: ragazzi, dovete sbagliare. Sbagliare è importantissimo. Ancora più importante poi è trovare dove abbiamo sbagliato, ma li devi incoraggiare a usare la parola. Poi gli dici anche, quando si comincia a pensare insieme intorno a un problema di matematica, di fisica, di arte, di storia, a un testo di poesia, ecco, gli dici questo. Gli dici: ascolta l'altro, non per educazione, ma ascolta anche per educazione, ma ascolta soprattutto il flusso dei pensieri che provoca nella tua mente. Quando ascolti un'altra persona, la tua mente è percorsa da interrogativi, è percorsa dal, per esempio, ti viene il desiderio di integrare quello che l'altro sta dicendo, di aggiungere qualcosa, oppure di porre delle obiezioni. Ti vengono in mente delle domande. Insomma, io gli chiedo di focalizzare tutto ciò che gli passa per la mente, di prendere un appunto, e questo fertilizza il laboratorio e la ricerca comune. E certo, è un'interazione meravigliosa, no? Alla quale ci si affeziona, non solo l'insegnante, non solo l'educatore, ma anche gli studenti, perché si accorgono che vengono quei momenti in cui, grazie all'interazione comunicativa tra tutti, questa comunicazione si fa creativa, e quindi c'è il momento della scoperta, che fondamentalmente è un momento in cui c'è il piacere di scoprire qualcosa insieme, e ci si rende conto che questo accade grazie alla collaborazione, a quell'intelligenza collettiva che sai suscitare, che si suscita normalmente e quotidianamente nel gruppo
classe, nel gruppo classe. Trovo questo discorso estremamente interessante e spero di ritornare presto a parlarne insieme con te, Francesco. Credo che sia una cosa molto, molto importante e molto significativa. Grazie a Francesco Cappello per essere stato con me. Grazie a te, alla prossima allora. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.